pronti per una nuova puntata di Mosaico. Oggi siamo ad Usseglio, siamo nelle valli di Lanzo, siamo già stati con le telecamere di Mosaico più volte in questo comune, ma d'estate in occasione della Fiera Nazionale della Toma di Lanzo. Ritorniamo in autunno perché oggi c'è la nona edizione della Festa della Transumanza in discesa. Attenzione, poi dopo capiremo bene perché. Dunque, Festa della Transumanza e Festa della Patata di Montagna. È davvero una grande giornata, non soltanto per noi, ma anche per le famiglie e soprattutto per i bambini, che oggi possono entrare in un'atmosfera di altri tempi. Vedete? Forse avete già capito che cosa accadrà tra poco. Qui c'è la possibilità, in poco tempo, cambiando look, possiamo diventare pastori, dunque stare vicino agli animali e fare la transumanza. Vediamo se anche noi possiamo, ovviamente necessita una divisa. Ma che coda, che successo! Tutti vogliono partecipare a questa bellissima festa. Posso? Non voglio passare davanti, eh? Volevo stare vicino a queste signore, carissime. Grazie per il vostro invito, sono davvero contenta. Oggi anche io voglio stare con voi. Grazie. Con chi parlo? Sono Attilia. Attilia, tu sei sempre la presidente della Proloco di Usseglio. Sempre la presidente della Proloco. Siamo arrivati alla nona edizione. Guardate che spettacolo di tempo, guardate quanti nostri amici ci vengono a trovare. Ecco, ma cosa succede? Allora, succede che qui abbiamo le canne del pastore. Che sono? Per i bambini piccoli. Queste qua. Sono queste, guarda che belle, col campanellino. Poi abbiamo queste dei margari giovani. Belle, colorate. Vogliono queste colorate. E poi abbiamo la canna tradizionale di legno di castagno. Queste sono fatte a mano e sono fatte appositamente per la transumanza. Poi abbiamo i cappelli. Ma non basta, perché per pascolare con i bovini e non solo ci vuole anche il cappello del pastore, che abbiamo arricchito con questi fiori. Oh, che chic. Sì, e poi anche addirittura con dei lavori all'uncinetto. Che belli! Questi li abbiamo solo noi. Allora, soffermiamoci un attimo sui cappelli, vedo che c'è un grande impegno. Voi avete impreziosito il tutto? Senz'altro. Di gusti variegati, veramente ce ne sono. Ma guarda com'è diventato femminile questo. Abbiamo i nostri volontari, la nostra volontaria Carla, che è bravissima. Facciamo un applauso a Carla, che con il suo uncinetto ha impreziosito i cappelli. Carla. Certo, questo va bene per me, per il mio vestito. E allora, questo è tuo. Eccolo qua. Questo è tuo. Transumanza sia. Rimanete lì, una grande giornata ci aspetta. Ci siamo, vedete, continuano ad arrivare bambini che vogliono giocare alla Festa della Transumanza, ma intanto io sono vicino a Giorgio Vinardi, anche lui pronto perché con tanti volontari seguirà il tutto. Allora Giorgio, tu sei un vero esperto, da molti anni segui questa festa, intanto oggi, in questo momento, le vacche, le capre e tutti gli altri animali sono... Sono ancora nelle postazioni in montagna in diverse località. Adesso ci sono i margari che in questo momento abbiamo già parlato tra di loro, le stanno radunando sulle strade perché poi partirà la vera e propria transumanza. Faremo in modo che le varie mandrie non si incrocino lungo la strada, pertanto la prima mandria uscirà qui vicino all'albergo e una seconda mandria arriverà dalla postazione di Margone. Poi seguiranno poi tutte le capre e tutte le pecore. Dunque un gioco, ma va fatto in sicurezza. Sì, soprattutto per questo, infatti siamo qui davanti alle mandrie perché comunque sono animali, i bambini sono tutti eccitati da questa bellissima festa che noi facciamo da anni ed è una bellissima tradizione e quindi difendiamo soltanto in modo che non vadano a finire sotto le zampe delle bestie o le macchine che siano urtate. Noi le scortiamo fino nel piazzale davanti alla chiesa.
Ecco, intanto io voglio ringraziare Usseglio che mi vuole qua come presentatrice, mi ha chiamato il sindaco che poi dopo conosceremo, Pier Mario Grosso, e mi ha detto: Elia, tu che sei abituata a presentare sfilate di moda, oggi ti devi superare e devi presentare le nostre bovine. Dunque tra poco le vedremo sfilare tutte, diciamo, impreziosite da un bel campanaccio. Sì, hanno tutti i loro campanacci che comunque portano tutto l'anno negli alpeggi, le portano nei pascoli, e poi avranno tutti, alcune avranno anche le ghirlande che, sì, che sono montate sulle corna, tutto per creare un'atmosfera di festa. Dunque non soltanto il rundum, così si chiama? Rundum, sì, ma anche le ghirlande sono state fatte dalle signore qui, che sono tutti fiori che vengono messi sulle corna degli animali. È uno spettacolo veramente bello. Ma che bella giornata! Come avete potuto notare dalle nostre immagini, le mandrie sono passate, adesso noi siamo qua nel centro del paese per continuare la festa. Lo facciamo insieme a tutti i margari, ma soprattutto con Chiara, che è giovane, donna. È davvero un piacere intervistarti. Tu che vivi di questo lavoro? Sì, assolutamente, insieme alla mia famiglia, i miei genitori, mio fratello, abbiamo l'alpeggio a Pian Benotto da 25 anni e sì, è il nostro mestiere. Pian Benotto è famosa d'inverno per la pista da sci. Assolutamente sì, e poi dopo d'estate perché è un pianoro esattamente qua sopra, immerso nella natura, e noi siamo alpeggio agriturismo e alpeggio didattico, e quindi ospitiamo famiglie e chiunque voglia godere la montagna. Ecco, tu hai portato giù, diciamo, in discesa, quali animali? Noi siamo scesi con il nostro gregge di 400 pecore, siamo partiti da Pian Benotto verso le 11:30 e poi siamo arrivate qua a Prodate, e ci sono anche i nuovi arrivati. Il piccolino è nato proprio questa mattina, appena prima di partire, non si era ancora neanche attaccato alla mamma, e invece adesso che siamo arrivati vedo che è già partito col poppare. Incredibile la natura, e loro tra l'altro nascono che sanno già camminare e sono già più indipendenti rispetto all'uomo. Ti racconterò una cosa: loro nascono e si alzano immediatamente, perché altrimenti come fanno a mangiare? Guarda quanto è alta la loro mamma, non è che la mamma le prende in braccio e le porta al seno, e quindi la natura li ha sviluppati e li fa crescere di modo che siano subito autonomi e pronti per mangiare primo latte. Altre due margare, questa volta mamma e figlia. Chi è la figlia e chi è la mamma? Sembrate sorelle, la transumanza fa bene. Senti, prima volevi dirmi di non cadere, come hai detto nella tua lingua? Non rubate. Non rubate vuol dire non cadere nel prato. Non cadere nel prato. Voi avete i bastoni, mi fai vedere. Cane, sono le cane queste che rappresentano l'usanza dei margari per scendere giù in pianura e roba del genere. Ma questi animali vestiti a festa sono impreziositi da un campanaccio che si chiama? Rudu, i rudu, ma non si mettono, adesso quest'anno non l'abbiamo messo. Perché? E perché lassù non si riuscivano a prendere le bestie, perché qua sono state brade, sono su in alta montagna, non si riescono tanto a prendere. Vedi che da come parli si percepisce che questa non è soltanto una festa, ma è la vostra vita. Sì, di tutte le estate quando si vengono su, purtroppo è così, la nostra vita è appassionale, è una cosa molto bella, molto che uno, se vuole, può anche partecipare anche da fuori, è bella. Quanti animali avete, ma soprattutto c'è un animale in particolare che vogliamo presentare?
Gli animali che io sono affezionata, che posso rappresentare, sono le rene, famose rene da combattimento. Abbiamo parlato sul palco di queste rene. Ecco, sono rene. Combattono, ma fino a un certo punto. Si combattono tra loro senza cose cruenti, quando una è sfinita molla, va via e quella che vince è quella che rimane nel campo, non c'è nessuna cosa che si fanno male o niente, tutta una cosa semplice, sanno loro quando si devono dividere. Con noi anche Pier Mario Grosso, sindaco di Useglio, davvero complimenti, questo è un esempio di forte turismo in un comune con pochi abitanti che in occasioni come questa si trasforma, guardate quante persone sono con noi, tantissime famiglie, bambini, nona edizione, grandissimo successo. Sì, diciamo che siamo stati accompagnati anche da un bellissimo tempo. Ciò ha servito perché certamente se fa bello le manifestazioni l'80% dipende dal tempo, qua in montagna. Questa manifestazione qua è molto importante per noi dell'amministrazione perché è un senso di gratificazione verso i margari che loro in primavera portano giù le loro mandrie, le loro pecore, le loro mucche e le capre anche e puliscono i nostri bellissimi prati. Che abbiamo perché tu dici pulito. Mangiando puliscono i prati. Puliscono e tengono pulito, che quando viene il turista vede dei pascoli, dei prati puliti, non infestanti. Oltre a quello loro producono un formaggio eccezionale che è la toma di lancia dal peggio, perché viene prodotta perché dal peggio, ha un gusto particolare, perché le mucche mangiando l'erba officinale o determinati tipi di erbe, in base al pascolo che loro mangiano, in base all'erba che si nutrono, ha un gusto particolare il formaggio. Dunque, se ogni anno nel mese di luglio possiamo festeggiare la Fiera Nazionale della Toma di Useglio, è anche grazie a loro. Beh, certo, grazie a loro sì. Ecco, io chiedo a tutti, quando dovete acquistare la Toma di Lanzo, guardate che ci sia il marchio, il logo Toma di Lanzo, il vero, perché sennò è un formaggio molto contraffatto. Ci vuole il brand, brava. Allora, possiamo salutarle insieme? Mettiamoci qua, guarda come sono carine, ma soprattutto finalmente vedo i campanacci che chiamiamo... Rudum. E poi le ghirlande, come mi avevi promesso. Certo, gli abbiamo messo le ghirlande perché è una giornata di festa. Questa è anche la festa della patata di montagna. Io sono con Cristina, che è una delle tante produttrici. In questo caso i tuoi terreni sono? A Piambenot. Che è un po' più su. In alto, sì. Come si chiamano queste patate? Le Mozart, rosse Mozart. Indicate per gli gnocchi. Gnocchi, fritte, purea, tutto quello che uno... Sono buonissime, in tutte le Vedete? Maniere. La buccia non è gialla ma è rossa. Rossa, sì, è rossa questa buccia. E questa è proprio la patata tipica. Bravo tuo marito che ne taglia una. Così vediamo anche l'interno. Tra l'altro ci sono altre produttrici che vendono patata di montagna che oggi va alla grande. Molto di più, vanno proprio tanto queste patate perché la gente fa i gnocchi, fa fritte sì. E rimangono sempre intatte. Sono più... richiedono meno fatica. Vedi che lui ne cerca una buona. Sono un po' fresche perché le abbiamo appena levate. Guarda che colore. Con questa fate gli gnocchi usando meno farina. Laura, finalmente con te possiamo assaggiare la vera toma di Useglio. Tu con la tua famiglia avete anche il latte? Sì, abbiamo anche il latte che produciamo le tome e
cosa ti posso dire altro? Dimmi. Ti chiedo io, guarda, sono curiosa, vedo diversi colori, diverse forme. Ad esempio questa che ha un bel giallo che mi piace. Questa è stata prodotta, sono in diversi luoghi e non tutti i luoghi le tome hanno lo stesso colore. Questa è stata prodotta all'alpeggio della torre, sui 2500 metri, dove le erbe sono già più... sono forti, sono buone, e quindi dipende sempre dalla fioritura. Vedi che questa ha una fioritura diversa, questa ne ha un'altra più rossa. Questa è molto stagionata. Questa è molto stagionata, sì. Questa Ma è molto questo stagionata. Questo formaggio, questa toma, tu la consigli con cosa? Questo è quasi un secondo. Sì, sì, sì. Io a volte lo mangio come antipasto. Una bella fetta, tagliamo una fetta, facciamo vedere, è un pane possibilmente locale e sei a posto. Sei a posto, sì, perché questa è roba genuina, non è... ti taglio una fetta? Sì, bello questo colore, davvero. Toma, in questo caso prodotta, creata da Liviana, che arriva da un paese vicino, molto bello, un paese che si chiama Viù, giusto? Sì, Viù, sono di una frazione di Viù, tutti questi formaggi li facciamo nell'azienda di famiglia, sinceramente non li faccio io ma mio marito e mio figlio. Salutiamo i tuoi uomini che hanno preparato per questa occasione, ad esempio partiamo dai più stagionati. Sì, allora questa è una classica toma appunto stagionata, bella saporita. Una caratteristica, un prodotto particolare che facciamo ancora è la toma dell'Aibrusque, che è una toma tradizionale fatta senza caglia, una lavorazione vecchia che si stava un po' perdendo, noi invece ci teniamo a mantenere le tradizioni per cui continuiamo a farle. Questa appunto è latte inacidito naturalmente senza aggiunta di caglio. Mi convincono molto anche queste forme che sembrano un po' delle ricotte, ma non so. Non sono, in realtà sono dei tomini con delle erbe di montagna aromatiche. Togliamo il velo, guardate, loro sono sotto il velo, che eleganza! Ecco, questa... fresca si vede, si vede. Ideale per da utilizzare nella polenta e nel risotto, perché fila e fonde, perché in realtà per filare e fondere bene non deve essere grassa la toma. Ecco, grazie per questo suggerimento, ma attenzione, io voglio salutarti con lui, il vero burro, il giallo burro. Sì, burro del pascolo dell'alpeggio, quindi la fioritura c'è tutta, bello giallo. Senza coloranti, naturalmente, dipende dalle erbe del pascolo. Il burro dovrebbe essere sempre così. Sì, dovrebbe, assolutamente, sicuramente così è buono da mangiare a crudo o da utilizzare nella polenta. Anche nel panino, pensateci, proprio prima ho assaggiato un piccolo panino dolce con burro e zucchero. Grande successo per le frittelle di mela, suppongo mele del posto, confermate? Confermiamo, delle nostre valli. Ah, caspita, come si chiamano queste mele? Quale preferite? Non so. Mele di Useglio, avranno un nome. Loro sono carini, perché friggono e basta, ma credetemi, non è poco, perché in una giornata come questa... Quante frittelle preparate? Abbiamo fatto 40 kg di mele. E non è finita, siamo soltanto... Solo all'inizio, sì, solo all'inizio. Ma io, zitta, mi avvicino alla pastella e chissà se tu mi dici come preparate la pastella? Allora, con uova, latte, farina, e un lievito e un po' d'acqua minerale. Latte di montagna, La Valle d'Arnas. Quello fa la differenza. Voglio presentarvi altre patate di montagna. Prima
Abbiamo parlato di queste rosse che una tua collega chiamava Mozart, confermi? Ci sono più varietà di rosse, questa si chiama Strimter come qualità, comunque sì, è sempre una qualità rossa. Sempre valida anche per gli gnocchi? Sì, assolutamente, farinosa per gli gnocchi. E invece queste che ricordano un po' più quelle classiche? Questa è una qualità gialla, si chiama Agria ed è utilizzabile soprattutto in cucina. Patatine fritte di montagna? Sì, assolutamente. Punto, vi salutiamo, anche per noi è stata una meravigliosa giornata, tra l'altro guardate quanto sono divertenti queste immagini che testimoniano la gara di mungitura a mano. Alle mie spalle ancora loro, le divine, le bovine che hanno sfilato per le vie di Usseglio. Complimenti anche allo scultore di queste opere su pietra. Mi appoggio qua vicino al fieno e vi do appuntamento alla prossima di Mosaico.